Il caos politico in Francia, dove l'azzardo di Macron di convocare elezioni anticipate tra meno di 3 settimane ha generato un terremoto sia nei partiti di destra che di sinistra. I nuovi dati sui neolaureati, che non accettano più di farsi sottopagare pur di avere un lavoro, e come la Germania si prepara a ospitare gli europei di calcio che iniziano stasera. È venerdì 14 giugno e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Francesco Giambertone. A tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents aux sourds et nous devons apporter une réponse démocratique. C'est pourquoi la réponse à mes yeux ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions d'ailleurs qui n'étaient pas possibles au Parlement et les derniers jours l'ont très clairement montré, mais elle imposait une dissolution qui permet seule la clarification des choses. Di questo frammento della conferenza stampa in cui il presidente francese Emmanuel Macron ha spiegato perché ha deciso di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni dopo la sconfitta alle europee, stravinte dalla destra del Rassemblement National, sono importanti due frasi che avete ascoltato. La prima è quella conclusiva, in cui Macron dice che solo il voto permetterà di fare chiarezza, anche perché subito prima il presidente aveva maliziosamente notato che un cambio di governo, sostenuto da eventuali nuove coalizioni, non sarebbe stato possibile e, parole testuali, gli ultimi giorni lo hanno dimostrato. Il riferimento di Macron è chiarissimo, perché, come mi ha spiegato il corrispondente da Parigi Stefano Montefiori, la sua decisione di sciogliere il Parlamento sta generando enormi tensioni nei due lati dello schieramento, impegnati a cercare di costruire programmi comuni da presentare agli elettori. Nella destra continua un po' lo psicodramma al vertice perché Éric Ciotti, che si era accordato con il Rassemblement National per fare un programma comune e soprattutto per mettersi d'accordo nelle circoscrizioni in modo da avere il risultato migliore possibile per la destra, è stato, come sappiamo, sconfessato dal resto del partito, ma lui continua a dichiararsi presidente dei Républicains e continua con la sua battaglia legale per far valere i suoi diritti, dicendo che la riunione con la quale gli altri esponenti del partito l'hanno defenestrato non ha alcun valore giuridico e quindi lui continua a ritenersi capo dei Repubblicani, forte anche dell'appoggio di una parte consistente dei militanti che vedono in questa alleanza con il Rassemblement National, in questa alleanza inedita ma tutto sommato ragionevole dal punto di vista delle idee, ormai la possibilità di arrivare al potere. Al momento però le feroci contrapposizioni interne non hanno portato chiarezza. Il nuovo capo dei Repubblicani, François-Xavier Bellamy, che ha preso il posto di Ciotti colpevole di essersi accordato con il Rassemblement National, ha una domanda su quale candidato voterebbe in una circoscrizione in cui al ballottaggio ci fossero il candidato della sinistra e un candidato lepenista. Ieri ha risposto con grande naturalezza, ma naturalmente voterei per il candidato dell'Assemblea Nazionale. Quindi, insomma, vuol dire che tutto questo scandalo per la posizione di Ciotti non è poi così motivato se poi il leader che prende il suo posto dice che comunque voterebbe l'Assemblea Nazionale al ballottaggio. E dimostra anche che, tutto sommato, le idee dell'estrema destra e dell'Assemblea Nazionale da tempo ormai sono penetrate anche tra i repubblicani, che sono il partito gollista della tradizione antifascista e antipetenista della politica francese. Il sospetto, quindi, è che la questione sia molto più pragmatica che ideale. In altri termini, che il richiamo all'eredità politica del generale de Gaulle, utilizzato da molti alti dirigenti, sia solo un artificio retorico dietro al quale c'è ben altro. I vertici dei Repubblicani hanno paura che l'abbraccio con l'Assemblea Nazionale sia un abbraccio mortale, che siano destinati così a scomparire, hanno paura di perdere potere e quindi rivendicano un'indipendenza dall'Assemblea Nazionale che vuole essere più un'indipendenza di apparato, di organizzazione, di circoscrizioni, di seggi, di deputati, che una reale indipendenza ideale sui principi, una reale autonomia politica. E del resto, da 2 anni Éric Ciotti era presidente dei Repubblicani, non perché avesse fatto un golpe, ma perché ha vinto le primarie e gli altri esponenti del partito, tutto sommato,
si sono accomodati a questa situazione, l'hanno accettata. A sinistra di Macron le cose non vanno meglio. Le trattative per la costruzione di quello che è stato chiamato Nuovo Fronte Popolare, in omaggio a quello del 1936 di Léon Blum contro i fascismi, sono state semplici sulla divisione delle circoscrizioni per i candidati della sinistra radicale di La France Insoumise, dei socialisti, dei comunisti e degli ecologisti. Le cose però si sono complicate quando si è trattato di parlare di programmi. L'altro vincitore delle elezioni europee, oltre a Jordan Bardella dell'Assemblement National, ovvero Raphaël Glucksmann, che si era presentato con la sua microlista Place Publique, associata però al Partito Socialista, aveva vinto appunto un'ottima affermazione sulla base di un programma molto chiaro, pro-Europa, pro-Ucraina, di grande condanna dei massacri dei civili a Gaza da parte di Israele, ma anche di grande condanna del 7 ottobre degli attentati terroristici di Hamas. Questa sua linea sembra poco compatibile con quella della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, che invece è stato a lungo vicino, almeno idealmente, al Cremlino e tuttora è molto debole sulla difesa dell'Ucraina. Ma poi nelle scorse settimane ha preso posizioni molto contestate sulla questione palestinese, difendendo come giusto i civili palestinesi, ma arrivando a affermazioni appunto simili a quelle della propaganda di Teheran o della propaganda di Hamas. E nei lunghi negoziati sui programmi, a quanto pare, si è anche discusso su come qualificare il 7 ottobre, cioè se sia stato uno spaventoso attentato terroristico o se invece sia stato un episodio di una più ampia resistenza palestinese contro il nemico sionista. Stando così le cose, e Rassemblement National permettendo, la mossa di Macron potrebbe apparire non così azzardata come in un primo momento. Se il suo scopo era rendere evidenti le contraddizioni tra i suoi avversari politici, mostrando al paese che solo la sua figura rappresenta la ragionevolezza e la stabilità di cui la Francia ha bisogno, il caos di queste ore sembra dargli ragione. Macron però ha un problema: la sua crescente impopolarità. Tanto che nel suo stesso campo molti gli chiedono di fare un passo indietro, almeno per queste settimane che ci separano dal 30 giugno, cercare di farsi vedere il meno possibile, di partecipare il meno possibile alla campagna elettorale, se vuole avere una speranza di vittoria per il suo partito, per la sua maggioranza dei macronisti. Ieri, nell'Aula Magna dell'Università di Trieste, è stato presentato il rapporto 2024 di Alma Laurea, un consorzio a cui aderiscono 75 atenei italiani e a cui partecipano anche i ministeri di istruzione e università, che offre un quadro sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati italiani a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo. Per questa indagine vengono intervistati centinaia di migliaia di laureati e giovani lavoratori. Orsola Riva, che si occupa di scuola e istruzione per il Corriere, mi ha raccontato quali sono i dati più interessanti, a partire da quanto tempo ci si mette per arrivare alla laurea. Negli ultimi anni c'era stata una tendenza costante al miglioramento dei tempi di laurea e invece, presumibilmente per colpa del Covid, per la prima volta c'è un leggero rallentamento nella conduzione degli studi, che però complessivamente è molto migliorata, cioè ci sono molti meno fuori corso di quanti ce ne fossero 10-12 anni fa. Ecco, la tendenza complessiva è quella. Nel complesso, come raccontava Orsola Riva, da anni i fuori corso sono sempre meno, soprattutto per una ragione. Abbiamo aumentato consistentemente le rette per i fuori corso. Già in Italia mediamente le rette universitarie, per chi non usufruisce della cosiddetta no tax area, sono fra le più alte dell'Europa continentale, naturalmente escluse le università inglesi e le olandesi, che sono le più care. Insomma, noi siamo comunque nella fascia medio-alta. Per i fuori corso è servito, effettivamente. A un certo punto si è deciso che, siccome erano tanti, erano troppi, bisognava dargli una scossa. Ma tornando al rapporto 2024, l'altro aspetto interessante è quello che riguarda appunto la condizione occupazionale. Per la prima volta da 12 anni, escluso il 2020 del Covid, il tasso di occupazione a un anno dalla laurea è sceso di oltre un punto percentuale, calando al 74% per i triennali e al 75% per i magistrali. D'altro canto, aumentano i contratti a tempo indeterminato.
Un'altra cosa notevole, però, è il modo in cui sembra essere cambiato l'atteggiamento dei neolaureati nei confronti delle offerte di lavoro. Quest'anno, per la prima volta, alla domanda specifica «Ma tu accetteresti un primo impiego con uno stipendio mensile netto al massimo di 1.250 euro, che è, credo, più o meno l'equivalente dello stipendio di un metalmeccanico?» Due studenti su tre dicono «No». È evidente che, visto lo standard, non si tratta di studenti, come si disse, 10 anni facciusi, no? Con la puzza sotto il naso, ma del fatto che probabilmente, anche perché il mercato del lavoro si è rimesso in movimento e quindi loro sono consapevoli del fatto che magari aspettando un po' arriva qualcosa di meglio, del fatto che non sono più disposti ad accettare un lavoro purché sia, un lavoro sottopagato e che magari anche implichi delle mansioni che non hanno nulla a che vedere con quello che loro hanno studiato. C'è chiaramente un problema di stipendi, che in Italia non crescono sostanzialmente da 30 anni, e per i laureati sono ancora più bassi e spesso li costringono a espatriare. Se la laurea comunque in Italia paga come è giusto che sia, paga meno che negli altri paesi, nel senso che a un anno dalla fine degli studi un nostro laureato magistrale o un laureato che abbia studiato almeno 5 anni riesce a mettersi in tasca poco meno di 1.400 euro netti al mese, mentre chi, finiti gli studi, decide di fare le valigie e quindi naturalmente di lasciare casa, famiglia, così, va a guadagnare in genere il 50% in più. Alma laurea fa una stima media 2.174 euro contro i 1.400 appunto di cui dicevo sopra. E poi c'è un altro dato un po' allarmante, sottolineato dal rapporto: il fatto che in Italia la laurea continui a essere sostanzialmente un titolo ereditario, che quasi si trasmette di padre o madre in figlio o figlia, il che di sicuro non aiuta a sbloccare il famoso ascensore sociale inceppato da anni. Un laureato su tre è figlio di laureati ed evidentemente questa è una percentuale che non rispecchia la composizione socio-economica del paese e culturale, perché in Italia purtroppo siamo indietrissimo come numero di laureati, nel senso che siamo al penultimo, peggio di noi fa la Romania, paese per numero di adulti con il titolo della laurea, il cosiddetto titolo terziario, siamo sul 20%. Idem per la composizione appunto socio-economica, nel senso che dei laureati uno su cinque proviene da un contesto privilegiato, cioè figlio di dirigenti, professionisti, eccetera. In particolar modo nelle lauree cosiddette a ciclo unico, penso soprattutto a medicina e giurisprudenza, la laurea sembra prendere una forma ereditaria in senso stretto e letterale della parola, nel senso che praticamente 4 laureati in medicina o giurisprudenza su 10 sono figli di genitori che si sono laureati in medicina o farmacia, e nel caso di giurisprudenza sono figli di avvocati o notai. Arrivando a Monaco, la sensazione che sta per iniziare qualcosa di importante, di insolito, cioè entrando a Monaco si percepisce questo inizio degli europei, più che a Berlino, che è una città più grande, forse meno legata al calcio, dove questo sentimento almeno fino a questi giorni c'era di meno. Mara Gergolet, la corrispondente del Corriere dalla Germania che vive nella capitale tedesca, ieri si è spostata a Monaco di Baviera per seguire e raccontare, insieme agli inviati della redazione sportiva, un grosso evento che inizia proprio stasera, i campionati europei di calcio. Si parte oggi in Baviera con la partita inaugurale tra Germania e Scozia alle 21. Domani sera toccherà all'Italia di Spalletti esordire contro l'Albania, ma in questa occasione parleremo poco di calcio e più del significato che questo appuntamento avrà per il paese che lo ospita. Un paese che, come vi abbiamo raccontato nella puntata di mercoledì, è attraversato da tensioni non soltanto politiche. Ma la Germania, secondo me, che ci vivo, un grande bisogno di avere un evento importante che fili bene e che possa portare un po' di divertimento. Se andasse bene per il paese sarebbe una boccata d'ossigeno, un po' di sollievo. La Germania è un po' legata a quell'evento che fu
l'estate del 2006, l'estate dei mondiali poi vinti dall'Italia, che sconfissero la Germania nella mitica semifinale, no? Col gol finale di Fabio Grosso, eccetera, eccetera. Ecco, quello fu un'estate che la Germania si reinnamorò del calcio. Il calcio è uno sport nazionale in Germania come in tanti altri paesi, ma qui è molto sentito. Quello fu un evento che la Germania riuscì a portare a termine benissimo, che portò tantissimi turisti nelle città, che riportò le bandiere tedesche che per quasi tutti i decenni precedenti venivano poco usate perché simbolo di nazionalismo, di nuovo sui balconi, e fu una grandissima festa popolare, anche se fu sconfitta la Germania in quella competizione, un po' come l'Italia in Italia 90. Ecco, il ricordo di quell'evento è condiviso, è per tutti un momento gioioso. Quello che inizierà stasera e terminerà con la finale del 14 luglio a Berlino sarà il secondo appuntamento più importante dell'estate dello sport, dopo le Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto. Entrambi gli eventi sono stati preceduti, con intensità diverse, da una fisiologica preoccupazione che sempre li accompagna, quella per il terrorismo, e che quest'anno, anche per i conflitti in corso in diverse parti del mondo, forse è più alta del solito. Perché non è una minaccia astratta, lo dicono i numeri, lo dice quel che è successo in Germania in questi ultimi anni. L'islamismo ha preso piede in alcune regioni della Germania, soprattutto nella Renania, soprattutto in Assia, nella Ruhr, dove la popolazione musulmana è ben rappresentata e dove vivono tanti del milione dei rifugiati che la Merkel ha lasciato entrare. Ci sono circa 10.000 islamisti radicalizzati nella sola Assia, schedati dai servizi tedeschi. Quindi di questa ipotesi in qualche modo bisogna tenerne conto, almeno chi si occupa dell'organizzazione dell'evento. Ma a parte questa minaccia, secondo Mara Gergolet, questi saranno degli europei estremamente politici, dopo che la guerra in Ucraina nel 2022 ha convinto UEFA e FIFA a escludere la Russia da tutte le competizioni. Non c'è la Russia, perché non ci può essere, e forse ricorderete che il primo europeo, che si chiamava Pokal, nel 1960 lo vinse la Russia. Quest'anno la Russia non c'è, c'è l'Ucraina e c'è la Georgia, cioè due paesi che cercano di affrancarsi dal dominio russo. Ed è interessante, sono gli ultimi due paesi che sono entrati in questa competizione. Quindi in qualche modo, per quanto la politica cerchi, no, di star fuori dallo sport, o lo sport cerca di tenere fuori la politica, in realtà la politica, lo stato del mondo rientra sempre, perché forse ci sono poche cose come il calcio che poi danno la misura di come è la situazione attuale nel mondo. Non ci sarà invece Israele, che ha perso lo spareggio proprio contro l'Ucraina e la cui presenza avrebbe probabilmente acuito ancora le questioni politiche. Venendo più rapidamente al calcio giocato, bisogna sapere che l'Italia è campione in carica, grazie alla vittoria del 2021, ma stavolta non è tra le favorite. Secondo i bookmakers, la più accreditata è l'Inghilterra, che pure non solleva un trofeo da 58 anni, seguita dalla Francia, vice campione del mondo, e proprio dalla Germania, che dopo il mondiale vinto nel 2014 ha messo in fila parecchie delusioni, nonostante i giocatori siano sempre molto forti. Le cose hanno ripreso a girare bene dallo scorso inverno, quando il giovanissimo ma già esperto commissario tecnico Julian Nagelsmann, dopo un avvio difficile, ha compiuto una mossa a effetto. Poco prima di Natale è andato in TV e ha fatto una sorta di dichiarazione di stima, quasi d'amore, a Toni Kroos e gli ha detto: Toni, torna perché abbiamo bisogno di te. E fu una roba abbastanza inaspettata, perché Toni Kroos aveva chiuso con la nazionale, però Toni Kroos ha accettato quell'invito, è tornato, e da febbraio-marzo la Germania sta cominciando a ottenere degli ottimi risultati. Toni Kroos, leggendario centrocampista del Real Madrid, fresco vincitore della sua sesta Champions League, ha annunciato che dopo gli europei si ritirerà dal calcio giocato, a 34 anni e ancora in ottima forma. Quella che inizia stasera, come si dice, sarà la sua last dance. Solo uno dei motivi per non perdersi lo spettacolo. Se Toni Kroos è tornato al centro a dirigere le operazioni da fuori classe qual è vero che questo ha liberato spazio davanti a Musiala e a Florian Wirtz, e quindi la Germania si troverà con due giovanissimi attaccanti che però giocheranno e la squadra ha un grosso equilibrio. Quindi c'è questo mix di atleti affermati, molto titolati, Rüdiger in difesa, Neuer o Ter Stegen, vediamo chi dei due giocherà, pare Neuer, e giovani poco più che ventenni che hanno un ruolo importante nella nazionale. Io credo che questo sia abbastanza tipico della Germania. È un paese che riesce in qualche modo a integrare molto presto anche le giovani forze. Questo vale per lo sport, vale anche in tanti altri aspetti della società.
Anche per questa settimana abbiamo finito. Grazie a Mara Gergolet, Orsola Riva e Stefano Montefiori e con Giorno per Giorno ci risentiamo lunedì, mentre domani, come ogni sabato, torna la Mazza Caffè di Massimo Gramellini. Giorno per Giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Editing di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.